E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi ho preso nota, ragazzi, parleremo di GoPro. E allora, GoPro ha lanciato in questi giorni la nuova GoPro e la Hero 9. Ho acquistato circa 7 mesi fa la Hero 8. Ragazzi, una gran bella macchina, ottima qualità delle riprese, è stabile, mi piace. Comoda, piccolina, nulla da dire sulla telecamera. Qualcosa potrei dire sull'estensione, che è il GoPro Mod, che è un accessorio che va, diciamo, inserito sulla GoPro per andare a poter connettere il microfono esterno e un monitor. Comunque, su quello già ne abbiamo parlato in un video unboxing precedente. Non mi è piaciuto, potevano farlo meglio, però per quanto riguarda la telecamera mi piace. E allora andiamo ad analizzare e vedere le differenze tra GoPro Hero 8 e GoPro Hero 9. Allora, la GoPro Hero 8 è da 12 megapixel, invece la GoPro Hero 9 sarà 23,6 megapixel, perciò già qui c'è un incremento della qualità dell'immagine, del video. Poi foto 12 megapixel, 20 megapixel la 9, e video invece arriva a 4K 60 frame per secondo la 8, e ho 1080x240 esattamente. Invece la Hero 9 5K con 30 frame per secondo, ho 1080x240. Perciò anche in questa è superiore. La batteria nella Hero 8 è 1220 mAh, nella Hero 9 sarà 1720 mAh. Lo zoom è sempre digitale, sia in uno che nell'altra. Slow motion 8x per la Hero 8 e anche per la Hero 9. Un'altra modifica, che questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, nella Hero 8 che cosa hai? Frontale alla camera hai un piccolo display in bianco e nero e a cristalli liquidi dove ti segnala la durata del filmino che stai facendo, lo stato della batteria, lo stato della memoria, cioè della micro SD. E poi in alto, in piccolo, ti segnala la risoluzione in cui stai scattando le foto o stai facendo i video. Invece la Hero 9 ha un piccolo monitor a colori, ottimo per guardarsi, centrarsi mentre registri. È da 1,4 pollici. Poi per i prezzi siamo intorno alle $379 la Hero 8, invece la Hero 9 si arriva anche a $500. Ovviamente, ragazzi, al lancio costano di più. Io la mia Hero 8 l'ho presa dopo la prima settimana che era uscita, l'ho pagata €600, oggi per €250 te la danno. Comunque a me serviva perché non avevo una buona action cam, ecco, con buona qualità video, perciò in quei giorni dovevo prenderla, vuoi o non vuoi, e l'ho presa. Poi un'altra differenza è la stabilizzazione attiva, perché le GoPro hanno stabilizzazione attiva, GoPro Hero 8 ha il Hyper Smooth 2, invece nella 9 si passa Hyper Smooth 3. GoPro ci comunica che sarà ancora più stabile, e questa per chi fa video in movimento o anche video a piedi, che riprendi un qualcosa, c'è la differenza tra, diciamo, un video con Hyper Smooth disattivo e attivo. Ragazzi, c'è una differenza abissale. Poi per tutto il resto niente, vedremo nei prossimi mesi quando sarà disponibile sul sito GoPro. Mettimi un like, a 100.000 like, ragazzi, vi farò avere un unboxing, sarò uno dei primi ad acquistare la Hero 9.
iscrivetevi al canale, mi raccomando, grazie per la visione. Questo ve lo metto sul video che poi andrò a montare. E ciao e al prossimo video.